Io credo che se uno si mette in luce perché è bravo a fare o il calciatore o il dirigente e dopo fa anche il politico, non ci trovo nulla di strano. Vorrei poi vedere cosa fa quando fa il politico e su questo deve essere giudicato. Mai avuto modo di conoscere Galliani lei? No, assolutamente. Cosa pensa se passasse dal ruolo di amministratore delegato del Milan a Forza Italia? Penso che siano problemi di Forza Italia, per quel che mi riguarda non mi interessa nulla, cioè non ho alcun interesse per quella parte politica, sono problemi loro, si arrangiano. Credo che il calcio, come tutti i fenomeni sociali, abbia un aspetto politico. Io sono sempre stato di sinistra, se si può ancora dire anche comunista. Il saluto col pugno chiuso era un gesto d'intesa verso degli amici con cui frequentavo l'università quando io giocavo tra i dilettanti. Quando sono passato tra i professionisti mi sono imposto di continuare a farlo perché era un segnale rivolto verso me stesso più che altro. Cioè dovevo ricordarmi chi ero, da dove venivo. Non salutai particolarmente Agnelli, lo facevo prima di tutte le partite, che ci fosse Agnelli o qualcun altro in tribuna non cambiava. Una partita con la Juventus, l'unica che ho fatto a Torino, perché io ho giocato un solo anno in Serie A e l'unica partita fatta contro la Juventus allo stadio di Torino era quella. Posso chiedere se mi può far rivedere quel gesto? No, non mi piacciono le carnevalate. Se alzo il pugno chiuso lo voglio fare nel posto adatto, nel modo giusto e senza, come dire, che sia una cosa artificiale.